La mano aperta del Bernini resterà così per molto tempo ancora e il braccio teso non si ritrarrà, perché la chiesa di Sant'Agnese in Agone del Borromini non crollerà. Gloria, 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 gloria. Il colonnato del Bernini abbraccia i fedeli, così come la rivalità fra i due architetti abbraccia un periodo di storia. In Palazzo Barberini la sfida prosegue lungo la scala elicoidale, opera del Borromini, e lungo quella monumentale del rivale Bernini. Due modi diversi per arrivare dritti al cielo e raggiungere la gloria attraverso l'ingegno. Una statua di 60 centimetri che vista da lontano pare a grandezza naturale ed un colonnato di 8 metri che sembra più lungo di 30. È ancora Borromini nel cortile di Palazzo Spada, dove al primo piano si trova la Galleria d'Arte Antica. Percorrendo il magnifico corridoio ornato da stucchi e dipinti, si giunge nell'aula udienze del Consiglio di Stato. Qui, Alfonso Fratteggiani Bianchi ha collocato le sue opere. Gloria, 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 gloria. Opere eseguite su pietra serena che si contendono la scena con il simbolo della famiglia Spada. Opere monocromatiche che dialogano con il passato, integrandosi perfettamente con le geometrie del palazzo e con l'azzurro del cielo romano. Le opere di Alfonso Fratteggiani Bianchi si inseriscono nell'aula come piccole finestre di colore, in un dialogo con le più grandi finestre affacciate sull'esterno. Di fronte, il capolavoro dell'architettura cinquecentesca, a cui lavorò anche Michelangelo Buonarroti, Palazzo Farnese. Alfonso Fratteggiani Bianchi entra nella Roma del Bernini e del Borromini con una esposizione permanente di opere d'arte contemporanea, d'ora in poi incastonate nell'architettura di Palazzo Spada.